La grandezza è un'esperienza transitoria ed è inconsistente, legata com'è all'immaginazione umana che crea i miti. La persona che sperimenta la grandezza deve percepire il mito che la circonda, deve pensare a quanto è proiettato su di lei e mostrarsi fortemente incline all'ironia. Questo le impedirà di credere anch'essa a quello che pretende di essere. L'ironia le consentirà di agire indipendentemente da se stessa. Se invece non possiede questa qualità, anche una grandezza occasionale può distruggerla. Dalla raccolta dei detti di Muad'Dib della principessa Irulan. Nella sala da pranzo della grande dimora di Arrakin, le lampade a sospensione che erano state accese per contrastare la rapida oscurità della notte illuminavano col loro giallo splendore la testa nera del toro dalle corna insanguinate, riflettendosi sul cupo ritratto ad olio del vecchio duca. Sotto questi talismani, le candide tovaglie sembravano risplendere intorno al riflesso brunito delle argenterie degli Atreides, disposte in ordine perfetto sulla grande tavola. Piccoli arcipelaghi di preziose stoviglie in attesa accanto a calici di cristallo, davanti a sedie di legno massiccio. Il classico candeliere centrale era spento e la sua catena ritorta saliva verso le ombre del soffitto, dove era stato dissimulato il meccanismo del rivelatore di veleni. Il duca, immobile sulla soglia, ispezionò la tavola, pensando al rilevatore di veleni e a quello che significava nella loro società. Tutto in perfetta armonia, pensò. È possibile definirci in base al nostro linguaggio, ai differenti modi precisi e delicati con i quali amiamo somministrare una morte traditrice. Forse qualcuno proverà il Chaumurki questa sera, il veleno delle bevande, o sarà il Chaumas, il veleno delle pietanze. Scosse la testa. Davanti ad ogni sedia, sulla tavola, una caraffa ricolma d'acqua. C'era abbastanza acqua su quella tavola, valutò il duca, da consentire a una famiglia povera di Arrakis di vivere per più di un anno. Accanto a lui, vicino alla porta, due bacinelle rivestite di smalto giallo-verde, ciascuna con la sua rastrelliera di asciugamani. La governante gli aveva spiegato che era costume per gli ospiti al castello immergere cerimoniosamente le mani in una bacinella, rovesciando parecchie scodelle d'acqua sul pavimento, asciugandosi poi le mani e gettando l'asciugamano nella pozza d'acqua sempre più larga sul pavimento. Dopo il banchetto, i mendicanti si riunivano là fuori per strizzare l'acqua degli asciugamani. Com'è tipica di un feudo Harkonnen, pensò il duca. Qualsiasi degradazione che la mente umana riesca a concepire. Respirò a fondo, sentì la rabbia afferrarlo allo stomaco. Questa usanza finisce qui. Vide una cameriera, una di quelle vecchie asciutte e rugose che la governante aveva raccomandato, che si dirigeva verso l'ingresso delle cucine davanti a lui. Il duca alzò la mano e le fece un cenno. La cameriera uscì dall'ombra, scivolando lungo il tavolo per raggiungerlo. Il duca notò il suo viso, simile a cuoio e gli occhi azzurri sul fondo azzurro. Il mio signore desidera? Teneva la testa bassa, gli occhi socchiusi. Il duca fece un rapido gesto. Porta via questi catini e questi asciugamani. Ma, nobile nato! Alzò la testa e lo fissò, a bocca aperta. Conosco l'usanza! Gridò il duca. Porta subito questi catini alla porta d'ingresso. Durante il banchetto, finché non sarà finito, tutti i mendicanti che verranno riceveranno una tazza piena d'acqua. Hai capito? Il suo viso, simile al cuoio, rivelò un turbine di emozioni, delusione, rabbia. Improvvisamente il duca intuì che la donna aveva previsto di vendere l'acqua, spremendola da quegli asciugamani calpestati, strappando qualche moneta ai miserabili che si fossero presentati alla porta. Forse anche questa era un'usanza. Il suo volto si rabbuiò e ringhiò. Metterò un uomo di guardia per assicurarmi che i miei ordini siano rispettati. Si voltò di scatto e percorse a lunghi passi il corridoio che portava alla grande sala. I ricordi si agitavano nella sua mente, confusi come il mormorio di vecchie donne stentate, sconfinate distese d'acqua, di onde, giorni d'erba e non giorni di sabbia, e tutte le estati risplendenti che gli erano passate accanto in un attimo, come foglie nell'uragano. Tutto finito. Divento vecchio, pensò. Ho sentito la mano gelida della morte. E dove l'ho mai sentita? Nella rapacità di una vecchia. Nella grande sala, Lady Jessica era al centro di un folto gruppo intorno al caminetto, dove
dove crepitava un grande fuoco che illuminava di riflessi arancioni i gioielli, i merletti e i tessuti preziosi. Riconobbe nel gruppo un fabbricante di tute distillanti di Kartag, un importatore di apparecchi elettronici, un convogliatore d'acqua la cui dimora estiva sorgeva accanto ai suoi impianti nella zona polare, un rappresentante della banca della Gilda, magro e distaccato come sempre, un commerciante di pezzi di ricambio per le apparecchiature estrattive della Spezia, una donna sottile, dai lineamenti duri, il cui servizio di accompagnamento per i visitatori provenienti da altri pianeti era notoriamente una copertura per operazioni di contrabbando, spionaggio e ricatto. La maggior parte delle donne nella sala sembrava prodotta da un unico stampo, per uno scopo preciso. Decorative, perfette fin nei minimi dettagli, una strana mescolanza di virtù intoccabile e di sensualità. Anche senza il suo rango di padrona di casa, Jessica avrebbe dominato il gruppo. Non portava alcun gioiello e si era rivestita di toni caldi. Il lungo vestito risplendeva quasi d'un color fiamma e un nastro bruno come la terra era annodato intorno ai capelli color del bronzo. Leto capì che lei voleva rimproverarlo, in quel modo elusivo, per la sua recente freddezza. Sapeva che lui la preferiva così vestita, una sinfonia di colori intensi. Leggermente in disparte, Duncan Idaho, nella sua uniforme scintillante, il volto impassibile, i capelli neri e riccioluti perfettamente pettinati. Aveva lasciato i Fremen per ordine di Awat. Col pretesto di proteggerla, terrà i Lady Jessica sotto continua sorveglianza. Il duca si guardò intorno. In un angolo della sala, Paul era circondato da un gruppo di giovani delle famiglie più ricche di Arrakeen. A poca distanza, tre ufficiali della casa. Il duca osservò in particolare le fanciulle, un ricco bottino di caccia per un erede ducale, ma Paul trattava tutte allo stesso modo, nobilmente riservato. «Porterà bene il titolo», pensò il duca, e con un brivido capì che anche questo era un pensiero di morte. Paul scorse il padre sulla soglia ed evitò il suo sguardo. Osservò invece il gruppo degli invitati, le mani ingioiellate strette intorno ai bicchieri e la discreta sorveglianza dei minuscoli rivelatori di veleno dissimulati tutto intorno. Paul provò un improvviso disgusto per tutte quelle bocche instancabili. Non erano altro che maschere a buon mercato, le quali nascondevano pensieri infetti, voci blateranti che si alzavano per cancellare lo squallido silenzio dei loro cuori. «Sono d'umore nero», pensò Paul, e si chiese che cosa avrebbe detto Gurney in proposito. Conosceva l'origine di questa amarezza. Non avrebbe voluto partecipare a quella serata formale, ma suo padre era stato inflessibile. «Tu hai un rango, una posizione da difendere. Sei abbastanza adulto per farlo. Sei quasi un uomo ormai». Paul vide suo padre avanzare, ispezionare rapidamente la sala e quindi avvicinarsi al gruppo che circondava Lady Jessica. Mentre Leto si avvicinava, il convogliatore d'acqua stava chiedendo: «È vero che il duca vuole istituire un controllo del clima?» «I miei progetti non giungono fino a questo punto», disse la voce del duca dietro le sue spalle. L'uomo si voltò e lo fissò col suo viso tondo e abbronzato. «Ah, il duca! Sentivamo la vostra mancanza!» Leto guardò Jessica. «C'era una cosa che andava fatta». Rivolse nuovamente la sua attenzione al convogliatore d'acqua e descrisse quanto aveva deciso per le sue bacinelle. «Per quanto mi riguarda, quella vecchia usanza finisce qui». «È un ordine ducale, mio signore». «Lo lascio alla vostra... coscienza», disse il duca. Si voltò, poiché aveva visto Kynes avvicinarsi al gruppo. «Penso che sia un gesto molto generoso», interloquì una delle donne del gruppo. «Offrire acqua a...» Qualcuno la zittì. Il duca studiò Kynes, osservando che il planetologo indossava un'uniforme bruno scura, di vecchio stampo, con le spalline del servizio imperiale e una microscopica goccia d'oro sul colletto, che indicava il suo rango. Il convogliatore d'acqua insistette con acrimonia. «Il duca intende forse criticare i nostri costumi?» «Questo costume è stato cambiato», replicò Leto. Salutò Kynes con un lieve cenno del capo e notò che Jessica si era accigliata. «Aggrottare le sopracciglia non è da lei», pensò, «ma servirà ad alimentare le voci di un attrito fra noi». «Col permesso del duca», riprese il convogliatore d'acqua, «vorrei approfondire il discorso sui costumi». Leto percepì l'improvvisa untuosità della sua voce e il silenzio del gruppo, mentre tutte le teste nella sala si volgevano verso di loro.
Non è quasi l'ora di cena, disse Jessica. Ma il nostro ospite ci ha posto una domanda, rispose Leto, e guardò il convogliatore d'acqua, mentre quel viso rotondo, i grandi occhi e le labbra tumide gli richiamavano alla mente il rapporto di Awat. E questo convogliatore d'acqua è un uomo da sorvegliare, ricordate il suo nome, Lingvar Byut. Gli Harkonnen l'hanno usato, ma senza mai controllarlo completamente. Le usanze relative all'acqua sono così interessanti, disse Byut, e un sorriso si disegnò sul suo volto. Sono curioso di sapere cosa intendete fare della serra annessa a questa casa. Continuerete per molto a ostentarla davanti a tutti, mio signore. Leto dominò la rabbia mentre fissava l'uomo. I pensieri gli turbinavano nella mente. C'era voluto del coraggio per sfidarlo nel suo stesso castello, specialmente ora che la firma di Byut figurava su un contratto di lealtà. Certo, quell'uomo sembrava godere d'un certo potere personale. L'acqua in questo mondo era potenza. Se gli impianti dell'acqua fossero stati minati e pronti ad essere distrutti a un segnale... A giudicare dal suo aspetto, quell'uomo sarebbe stato capace di farlo. La distruzione degli impianti dell'acqua avrebbe quasi certamente segnato la fine di Arrakis. Questa doveva essere la minaccia che Byut aveva usato con gli Harkonnen. Il mio signore e io abbiamo altri progetti per la nostra serra, intervenne Jessica. Sorrise a Leto. Intendiamo conservarla, certo, ma soltanto a nome del popolo di Arrakis. Il nostro sogno è che un giorno il clima possa cambiare al punto che sia possibile far crescere dovunque, all'aperto, queste piante. Sia benedetta, pensò Leto. Vediamo come l'inghiotta il nostro convogliatore d'acqua. Il vostro interesse per l'acqua e il controllo del clima è ovvio, disse il duca. Vi consiglio di orientare diversamente i vostri interessi. Un giorno l'acqua non sarà più una merce preziosa su Arrakis. E pensò ancora. Awat deve raddoppiare i suoi sforzi per infiltrarsi in questa organizzazione dei Byut. E dobbiamo raddoppiare subito la sorveglianza sui nostri impianti dell'acqua. Nessuno può tenere una simile spada di Damocle sulla mia testa. Byut annuì, continuando a sorridere. Un bel sogno, mio signore. Fece un passo indietro. Leto si accorse allora dell'espressione sul volto di Kynes. L'uomo stava guardando Jessica e sembrava trasfigurato, come un uomo innamorato o sorpreso in una trance religiosa. I pensieri di Kynes erano stati travolti dalle parole della profezia e divideranno con voi il vostro sogno più prezioso. Parlò direttamente a Jessica. Ci avete forse portato la via più breve. Ah, dottor Kynes, disse il convogliatore d'acqua. Siete venuto dunque, avete interrotto le scorribande con quella orda di Fremen, molto gentile da parte vostra. Kynes scambiò con Byut uno sguardo indecifrabile e replicò: Nel deserto si dice che il possesso di grandi quantità d'acqua porta l'uomo a fatali imprudenze. C'è un mucchio di detti strani nel deserto, ribatté Byut, ma la sua voce tradì l'incertezza. Jessica si avvicinò al Leto e fece scivolare la mano sotto il suo braccio, cercando disperatamente di dominarsi. Kynes aveva detto «la via più breve». Nell'antica lingua queste parole potevano essere tradotte con «Guisazza derak». La strana domanda del planetologo sembrava essere sfuggita all'attenzione degli altri e ora Kynes stava curvandosi verso una delle donne del gruppo, prestando orecchio a qualche pettegolezzo sussurrato. «Guisazza derak», pensò Jessica. «Forse la nostra missionaria protettiva ha seminato anche qui la leggenda». Questo pensiero riaccese in lei le segrete speranze che nutriva per Paul. Potrebbe essere lui. Sì, potrebbe esserlo. Il rappresentante della banca della Gilda stava conversando con un convogliatore d'acqua e la voce di Byut risuonò per un istante sul brusio della conversazione. Molte persone hanno cercato di cambiare Arrakis. Il duca notò fino a qual punto Kynes fosse sensibile a queste parole, raddrizzandosi di scatto e abbandonando la dama e i suoi frivoli conversari. Nell'improvviso silenzio che seguì, un soldato della casa in tenuta da valletto si schiarì la gola, alle spalle di Leto, e annunciò «La cena è servita, mio signore!» Il duca lanciò un'occhiata interrogativa a Jessica. «Il costume su questo mondo impone che il padrone e la padrona di casa seguano i loro ospiti verso la tavola», disse lei con un sorriso. «Cambiamo anche questa usanza, mio signore!» Lui replicò gelido. «Mi sembra un buon costume, per ora lo lasceremo immutato».
L'illusione che io la sospetti di tradimento deve essere mantenuta, pensò, e guardò gli ospiti che passavano accanto a loro. Chi tra voi crede a questa menzogna? Jessica avvertì il suo distacco e una volta ancora si chiese la ragione, come aveva fatto assai spesso in quella settimana. Agisce come un uomo in lotta con se stesso. È forse perché ho organizzato questa serata così presto. E tuttavia, anche lui sa quanto è importante che cominciamo subito a mescolare i nostri ufficiali e i nostri uomini con i notabili di Arrakis. Noi teniamo il posto del padre e della madre per tutti loro. Niente potrebbe confermarlo meglio di queste riunioni di società. Leto, nell'osservare gli ospiti che gli passavano accanto, ricordò le parole di Tufir Awat al primo annuncio dell'avvenimento. «Signore, lo proibisco!» Un sorriso amaro comparve sul volto del duca. Che scena era stata! E quando il duca si era mostrato irremovibile nella sua decisione di presenziare alla cena, Awat aveva scosso a lungo la testa. «Ho una brutta sensazione, mio signore», aveva detto. «Le cose si muovono troppo rapidamente su Arrakis. Non è il modo di agire degli Harkonnen, non lo è affatto». Paul passò accanto a suo padre, scortando una giovane donna di mezza testa più alta di lui. Lanciò un'occhiata gelida a suo padre e nello stesso tempo annuì a qualcosa che la ragazza gli aveva detto. «Suo padre è un fabbricante di tute distillanti», disse Jessica. «Mi dicono che solo un pazzo si farebbe cogliere nel deserto indossando una delle tute di quell'uomo». «Chi è l'uomo con la cicatrice sul volto, davanti a Paul? Non riesco a identificarlo». «Un invitato dell'ultimo momento», bisbigliò Jessica. «L'ha introdotto Gurney. È un contrabbandiere». «Gurney l'ha invitato?» «Dietro mia richiesta, sì». «È stato garantito da Watt, anche se penso che non ne sia stato molto entusiasta. Il contrabbandiere si chiama Tuek, Esmar Tuek. È una potenza nel suo ambiente, qui lo conoscono tutti. È stato ospite nella maggior parte delle dimore». «Perché è qui?» «Tutti si faranno la stessa domanda», replicò Jessica. «Tuek seminerà dubbi e sospetti solo per il fatto di essere presente. Farà credere, inoltre, che tu sia deciso a far rispettare i tuoi ordini contro la corruzione anche con l'appoggio dei contrabbandieri. Quest'ultima cosa è piaciuta ad Awat». «Non sono sicuro che la cosa piaccia a me». Salutò con un cenno del capo una coppia che passava e vide che nella sala restavano solo pochi invitati. «Perché non hai invitato anche qualche Fremen?» «C'è Kainz», rispose lei. «Sì, c'è Kainz», disse il duca. «Mi hai preparato qualche altra piccola sorpresa?» La condusse in coda al corteo verso la sala del banchetto. «Tutto il resto è normalissimo», rispose Jessica. E pensò: «Mio caro, non capisci che questo contrabbandiere dispone di aeronavi veloci e potrebbe essere corrotto? Che dobbiamo tenere aperta una via di fuga, una porta per uscire da Arrakis se tutto il resto dovesse fallire?» Mentre facevano ingresso nella sala da pranzo, Jessica liberò il braccio e Leto lo aiutò a sedersi. Poi il duca si diresse alla sua estremità della tavola. Un valletto era pronto a porgergli la sedia. Tutti gli altri si accomodarono con un fruscio di tessuti e un rumore di sedie smosse, ma il duca restò in piedi. Fece un gesto con la mano e i soldati della casa in tenuta da valletti, tutti intorno alla tavola, fecero un passo indietro e scattarono sull'attenti. La stanza piombò in un silenzio inquieto. Jessica, dall'altra estremità della tavola, percepì un leggero tremito agli angoli della bocca di Leto e vide le guance avvamparsi di rabbia. «Che cosa mai lo ha fatto infuriare?» si chiese. «Certamente non il fatto che io abbia invitato il contrabbandiere». «Alcuni», disse il duca, «hanno contestato il fatto che io abbia soppresso il costume dei catini. Questo è il mio modo di dirvi che molte cose cambieranno». Un silenzio imbarazzato regnò lungo la tavola. «Credono che sia ubriaco», pensò Jessica. Leto alzò la sua caraffa d'acqua, tenendola alta in modo che scintillasse alla luce delle lampade sospese. «Quindi, come cavaliere dell'impero», disse, «brindo alla vostra salute». Gli altri afferrarono le loro caraffe, continuando a fissare il duca. Nell'improvvisa immobilità, una lampada sospesa si mosse lievemente sospinta da un alito d'aria proveniente dal corridoio. Le ombre giocarono sui lineamenti da falco del duca. «Qui sono e qui resto!» gridò il duca. Vi fu un movimento, bloccato a metà, di tutte le caraffe verso la bocca, ma il duca aveva ancora il braccio alzato. «Il mio brindisi è una di quelle massime così care ai vostri cuori. Sono gli affari che fanno il progresso. Dovunque la fortuna passa». Inghiottì una lunga sorsata.
Gli altri s'unirono a lui, scambiandosi occhiate interrogative. «Gurney!» chiamò il duca. La voce di Alec giunse da un'alcova, da qualche parte dietro di lui. «Sono qui, mio signore. Cantaci una canzone, Gurney!» Un accordo in minore del baliset risuonò nell'alcova. A un gesto del duca, i servitori cominciarono a sistemare sul tavolo i piatti con le vivande. Lepre del deserto arrostita in salsa cepeda, a plumage siriano, ciucca glassato, caffè con melange e un intenso odore di cinnamomo aleggiò in tutta la sala, e un'autentica oca alla creta servita con vino frizzante di Caladan. E il duca era ancora in piedi. Mentre gli ospiti aspettavano, l'attenzione divisa fra i piatti prelibati davanti a loro e il duca in piedi, Leto disse: «Ai vecchi tempi era un preciso dovere del padrone di casa intrattenere gli ospiti secondo il suo talento». Strisse ferocemente la caraffa, al punto che le giunture delle sue dita divennero bianche. «Io non posso cantare, ma vi dirò le parole della canzone di Gurney. Consideratelo un altro brindisi, un brindisi a tutti coloro che sono morti per condurci fin qui». Intorno alla tavola tutti si agitarono, inquieti. Jessica abbassò lo sguardo, osservando quelli seduti accanto a lei. Il convogliatore d'acqua con la sua dama, il rappresentante della banca della Gilda, pallido e austero, sembrava uno spaventapasseri col suo lungo viso dagli occhi stralunati. Tuek, il volto coriaceo attraversato dalla cicatrice, gli occhi interamente azzurri rivolti in basso. «Contatevi, amici, soldati da lungo tempo non più passati in rivista», declamò il duca. «Il vostro destino è un fardello di dolore e di dollari. Le loro anime pesano sui vostri monili d'argento. Contatevi, amici, soldati da lungo tempo non più passati in rivista. A ciascuno il suo tempo, senza ingiuste pretese o frodi. Non più le lusinghe della fortuna. Contatevi, amici, soldati da lungo tempo non più passati in rivista. Quando il nostro tempo finisce col suo ultimo sogghigno, dite addio alla fortuna e ai suoi inganni». Duca lasciò che la sua voce si spegnesse lentamente sull'ultimo verso e inghiottì un'abbondante sorsata dalla sua caraffa, appoggiandola poi con violenza sul tavolo. L'acqua schizzò fuori dall'orlo e inzuppò la tovaglia. Gli altri bevettero in silenzio, imbarazzati. Ancora una volta il duca sollevò la sua caraffa e questa volta la vuotò per metà sul pavimento, sapendo che tutti gli altri intorno alla tavola avrebbero dovuto fare lo stesso. Jessica fu la prima a seguire il suo esempio. Per un attimo il tempo sembrò fermarsi, prima che gli altri cominciassero a vuotare le loro caraffe. Jessica vide che Paul, seduto accanto al padre, stava studiando le reazioni intorno a lui. Scoprì inoltre di essere affascinata da quando stavano rivelando le reazioni degli ospiti, specialmente le donne. Questa era acqua pulita, potabile, non già un asciugamano inzuppato. La riluttanza a gettarla via traspariva dal tremito delle mani, dal ritardo delle loro reazioni, dalle risatine nervose. Tutto rivelava la violenza che dovevano fare a se stesse. Una delle dame lasciò cadere la caraffa per terra e voltò la testa quando il suo compagno la raccolse. Kynes, tuttavia, attirò più di tutti la sua attenzione. Il planetologo esitò, poi vuotò la sua caraffa in un contenitore nascosto sotto la giacca. Sorrise a Jessica quando la sorprese a guardarlo e alzò la caraffa vuota verso di lei in un brindisi silenzioso. Non sembrò per nulla imbarazzato del suo gesto. La musica di Alec si diffondeva nella sala, ma non più in chiave minore. Era vivace e cadenzata, ora, come se Gurney cercasse di risollevare gli spiriti. «Che il banchetto cominci!» disse il duca e sprofondò nella sua sedia. «È infuriato, è incerto», pensò Jessica. La perdita di quel trattore lo ha colpito più profondamente del necessario. Deve esserci qualcos'altro in quella perdita. Agisce come un uomo disperato. Afferrò la forchetta, sperando con quel gesto di nascondere la sua improvvisa amarezza. E perché non dovrebbe? È veramente disperato. Prima lentamente e poi con crescente animazione, la cena ebbe inizio. Il fabbricante di tute distillanti si complimentò con Jessica per la bravura del cuoco e per il vino. «Li abbiamo portati entrambi da Caladan», rispose Jessica. «Superbo», commentò il fabbricante, gustando il ciucca. «Semplicemente superbo, e non una sola goccia di melange qui dentro. Uno finisce per stancarsi trovando la spezia dappertutto». Il rappresentante della banca della Gilda si rivolse a Kynes. «Mi dicono, dottor Kynes, che un altro trattore è stato inghiottito da un verme». «Le notizie fanno presto a viaggiare», disse il duca.
Allora è vero? Insistette il banchiere, rivolgendosi a Leto. Naturalmente è vero, replicò bruscamente il duca. E quella maledetta ala trasporto è scomparsa. Com'è possibile che un apparecchio di quelle dimensioni scompaia? Quando il verme è arrivato, spiegò Kynes, non era più possibile salvare il trattore. Una cosa simile non dovrebbe poter accadere, ripeté il duca. Nessuno ha visto scomparire l'ala? Chiese il banchiere. I ricognitori di solito tengono gli occhi puntati sulla sabbia, disse Kynes. Danno la caccia ai segni del verme. L'equipaggio di un'ala è formato di solito da 4 uomini, 2 piloti e 2 tecnici. Se uno o 2 uomini fossero al soldo dei nemici del duca... Ah, vedo, esclamò il banchiere. E voi, come arbitro del cambio, sostenete l'accusa? Devo considerare la mia posizione con particolare cautela, replicò Kynes, e certamente non la discuterò qui a tavola. Questo pallido scheletro d'uomo sa perfettamente che questo è il tipo di infrazione che mi hanno imposto di ignorare. Il banchiere sorrise e rivolse nuovamente ogni sua attenzione al piatto. Jessica si ricordò di una lezione alla scuola Bene Gesserit, una lezione di spionaggio e controspionaggio. Una reverenda madre dal volto roseo e soddisfatto le aveva istruite, con una voce allegra che era curiosamente in contrasto con l'argomento trattato. C'è un fatto da prendere in considerazione per qualsiasi scuola di spionaggio e controspionaggio, ed è il tipo di reazione, fondamentalmente uguale per tutti i diplomati di queste scuole. Ogni disciplina ristretta lascia il suo stampo sugli studenti, uno stampo suscettibile di analisi e quindi di previsione. Le motivazioni, infatti, saranno simili in tutti gli agenti di spionaggio. Ciò significa che anche in scuole diverse o con scopi opposti, certe motivazioni saranno identiche. Prima di tutto imparerete a isolare questi elementi nella vostra analisi. All'inizio con schemi di interrogatorio che tradiranno l'orientamento interiore degli interrogati, poi esaminando attentamente il modo in cui pensano e si esprimono i soggetti sotto analisi, naturalmente tramite la loro inflessione di voce e le forme espressive da loro usate. Jessica rabbrividì, ascoltando il rappresentante della banca della Gilda. Quell'uomo era una spia degli Harkonnen. Aveva le forme espressive di Jedi Primo, abilmente mascherate, ma ugualmente inconfondibili per la sua percezione addestrata. Significa forse che la stessa Gilda ha preso posizione contro la casa degli Atreides? Si chiese. Il pensiero la sconvolse. Mascherò l'emozione chiedendo che le portassero un altro piatto e dedicò tutta la sua attenzione all'uomo, sperando che tradisse le sue intenzioni. Porterà la conversazione su argomenti in apparenza banali, ma con implicazioni minacciose, disse tra sé. Questo è il suo stampo d'azione. Il banchiere inghiottì, sorseggiò il vino e sorrise a qualcosa che gli aveva detto la dama alla sua destra. Sembrò prestare orecchio per un attimo a un uomo dall'altra estremità della tavola, il quale stava spiegando al duca come le piante native di Arrakis non avessero spine. «Mi piace studiare il volo degli uccelli su Arrakis», disse il banchiere, rivolgendosi a Jessica. «Tutti i nostri uccelli naturalmente sono mangiatori di carogne e molti possono vivere senza acqua perché sono bevitori di sangue». La figlia del fabbricante di tute distillanti, seduta fra Paul e suo padre all'altra estremità del tavolo, fece una smorfia accigliandosi e replicò «Oh, su, su, voi dite le cose più disgustose!» Il banchiere sorrise «Mi chiamano Su, Su, perché sono il consigliere finanziario del sindacato dei venditori ambulanti d'acqua». E mentre Jessica continuava a guardarlo in silenzio, spiegò «È il grido dei venditori d'acqua! Su, Su, Suc!» e imitò il richiamo con tale perfezione che molti intorno al tavolo scoppiarono a ridere. Jessica percepì la vanagloria nella sua voce, ma notò in particolare che la giovane donna era intervenuta come a un segnale, come se tutto il dialogo fosse stato preparato in anticipo, per consentire al banchiere di gridare il suo richiamo. Jessica fissò Lingard Butte. Il magnate dell'acqua aveva aggrottato le sopracciglia, concentrandosi sul piatto. Jessica sapeva fin troppo bene che il banchiere in realtà aveva detto... «Anch'io controllo la fonte ultima del potere su Arrakis, l'acqua». Anche Paul aveva percepito la falsità nella voce della sua compagna e si avvide che sua madre stava seguendo la conversazione con l'attenzione di una Bene Gesserit. D'impulso decise di contrattaccare per costringere l'avversario a una risposta chiarificatrice. Si rivolse al banchiere. «Volete forse dire, signore, che questi uccelli sono cannibali?» «È una strana domanda, giovane duca», rispose il banchiere. «Io ho detto soltanto che bevono il sangue. Non è necessario che sia il sangue di quelli della loro razza, no?» «Non era affatto una strana domanda», ribatté Paul,
e Jessica notò la tagliente incisività della sua replica, frutto del suo addestramento. Quasi tutte le persone istruite sanno che per un organismo giovane la massima competizione viene dagli esseri della sua specie. Ostentatamente infilò con la forchetta un boccone sul piatto della sua giovane compagna e lo inghiottì. Mangiano allo stesso piatto, le loro necessità sono identiche. Il banchiere si irrigidì e fissò torvamente il duca. «Non commettete l'errore di considerare mio figlio un fanciullo», disse il duca, e sorrise. Jessica con una rapida occhiata studiò gli invitati e vide che Butte si era rasserenato, mentre Kainz e Tuek, il contrabbandiere, sogghignavano. «È una precisa legge ecologica», confermò Kainz, «che il giovane duca sembra aver capito molto bene. La lotta tra i vari elementi della vita è la lotta per l'energia libera di un sistema. Il sangue è una fonte d'energia molto efficiente». Il banchiere depositò la forchetta nel piatto e replicò, con tono irato, «Si dice che quei pezzenti dei Fremen bevano il sangue dei loro morti!» Kainz scosse la testa e riprese col tono di un conferenziere. «Non il sangue, signore, ma tutta l'acqua di un uomo, al suo ultimo istante, appartiene al suo popolo, alla sua tribù. È una necessità quando si vive ai bordi della grande distesa. Tutta l'acqua è preziosa laggiù, e il corpo umano è composto per il 70% del suo peso in acqua. Un morto sicuramente non ne ha più bisogno». Il banchiere appoggiò ambedue le mani sul tavolo ai lati del piatto e Jessica pensò che fosse sul punto di scostare la sedia e di andarsene, in preda a un accesso di rabbia. Kainz guardò Jessica. «Perdonatemi, mia signora, se ho parlato di un argomento così sgradevole a tavola, ma vi era stata riferita una menzogna ed era necessario smentirla». «Siete vissuto così a lungo coi Fremen da perdere ogni sensibilità!» ribatté il banchiere con voce stridula. Kainz lo fissò con calma, studiando il volto pallido e tremante. «Mi state forse sfidando, signore?» Il banchiere si irrigidì, deglutì, poi disse in fretta. «Naturalmente no, non mi permetterei mai di insultare così i nostri ospiti». Jessica percepì la paura nella voce dell'uomo, la lesse nel suo viso, nel suo respiro, nel battito di una vena sulla tempia. L'uomo aveva terrore di Kainz. «I nostri ospiti sono in grado di decidere da soli quando sono stati insultati», disse Kainz. «Sono coraggiosi e capiscono quando è necessario difendere l'onore. Siamo tutti testimoni del loro coraggio per il solo fatto che sono qui, ora, su Arrakis». Jessica vide che Leto stava godendosi la scena. La maggior parte degli altri, tuttavia, no. Tutto intorno alla tavola sembravano sul punto di fuggire. Tenevano le mani nascoste. Le uniche eccezioni degne di nota erano Butte, che sorrideva apertamente allo sconforto del banchiere, e il contrabbandiere Tuek, che sembrava fissare Kainz in attesa d'un segnale. Quanto a Paul, guardava Kainz con sconfinata ammirazione. «Allora?» disse Kainz. «Non intendevo offendere», mormorò il banchiere. «Se ho dato l'impressione di essere offensivo, accettate le mie scuse». «Liberamente date, liberamente accettate», dichiarò Kainz. Sorrise a Jessica e riprese a mangiare, come se niente fosse accaduto. Jessica vide che, contemporaneamente, il contrabbandiere s'era rilassato. Prese nota mentalmente. Quell'uomo aveva tutto l'aspetto di un aiutante pronto a balzare in aiuto di Kainz. Tra lui e Kainz c'era un qualche tipo di accordo. Leto giocherellò con la forchetta, guardando Kainz e meditando. Il suo modo di comportarsi stava a indicare che aveva cambiato atteggiamento nei confronti della casa degli Atreides. Kainz gli era sembrato scostante durante il viaggio attraverso il deserto. Jessica accennò ai servitori che portassero altro cibo e bevande. Comparvero l'ang de la pen de garen con vino rosso e una salsa di funghi servita a parte. Lentamente la conversazione riprese, ma Jessica percepì l'agitazione sotto il brusio delle voci e qualcosa di impacciato. Vide che il banchiere mangiava in un silenzio imbronciato. Kainz lo avrebbe ucciso senza esitare, pensò. Nel comportamento di Kainz tutto indicava una facile disposizione all'omicidio. Poteva uccidere con estrema facilità e indovinò in questo una caratteristica dei Fremen. Jessica si rivolse al fabbricante di tute distillanti alla sua sinistra e disse: «L'importanza dell'acqua su Arrakis è una continua fonte di meraviglia per me». «È molto importante, infatti», assentì l'uomo. «Che cos'è questa pietanza? È deliziosa». «Lingue di coniglio selvatico in salsa speciale», rispose lei. «Una ricetta molto antica. Vorrei proprio saperla». Jessica annuì. «Ve la farò avere». Kainz guardò Jessica e disse:
Chi è appena arrivato su Arrakis spesso sottovaluta l'importanza dell'acqua in questo mondo. Vedete, qui noi dobbiamo affrontare la legge del minimo. Dal tono della sua voce, lei capì che la stava mettendo alla prova e rispose: «La crescita è limitata dall'elemento essenziale che è presente in minor quantità. È appunto la condizione più sfavorevole che determina il tasso di crescita. È raro incontrare un membro delle grandi case che sia al corrente dei problemi planetologici», replicò Kynes. «Su Arrakis, la condizione più sfavorevole è l'acqua. E ricordate che la crescita stessa può produrre condizioni sfavorevoli, a meno che non sia condotta con estrema cautela». Jessica percepì un messaggio nascosto nelle parole di Kynes, ma non riuscì ad afferrarlo. «La crescita», replicò. «Volete forse dire che Arrakis potrebbe avere un ciclo d'acqua meglio organizzato per consentire agli uomini condizioni di vita più favorevoli?» «Impossibile!» abbaiò il convogliatore d'acqua. Jessica rivolse la sua attenzione a Butte. «Impossibile?» «Impossibile su Arrakis! Non date retta a questo sognatore! Tutte le prove di laboratorio sono contro di lui!» Kynes fissò Butte e Jessica si accorse che tutte le altre conversazioni intorno alla tavola si erano interrotte, mentre la gente si concentrava su questo nuovo scontro. «Le prove di laboratorio ci nascondono un fatto assai semplice», disse Kynes. «Il fatto è questo. Si tratta di problemi che hanno avuto origine e perdurano all'esterno, dove piante e animali conducono un'esistenza normale». «Normale», sbuffò Butte. «Non c'è niente di normale su Arrakis». «Proprio il contrario», ribatté Kynes. «Certe armonizzazioni vitali potrebbero essere instaurate qua giù, lungo linee di sviluppo autosufficienti. È unicamente questione di capire i limiti del pianeta e le pressioni che si esercitano su di esso». «Non sarà mai fatto», disse Butte. Il duca improvvisamente ricordò quando Kynes aveva cambiato il suo atteggiamento verso di loro. Era stato nel momento in cui Jessica aveva parlato di conservare le piante della serra nel nome del popolo di Arrakis. «Che cosa è necessario per mettere a punto un sistema autosufficiente, dottor Kynes?» domandò Leto. «Beh, se riusciamo a far sì che almeno il 3% delle piante di Arrakis produca composti di carbonio commestibili, allora avremo innescato un sistema ciclico», spiegò Kynes. «E l'acqua è l'unico problema?» chiese ancora il duca. Sentì l'eccitazione di Kynes e lui stesso vi partecipò. «Quello dell'acqua fa dimenticare gli altri problemi», continuò Kynes. «Questo pianeta ha molto ossigeno, ma non le altre caratteristiche che normalmente l'accompagnano. Una vita vegetale assai sviluppata e importanti sorgenti di anidride carbonica, per esempio. Fenomeni vulcanici. Su vastissime aree di Arrakis avvengono fenomeni chimici del tutto insoliti. Avete un progetto pilota? Abbiamo impiegato molto tempo per mettere a punto l'effetto Tansley, gli esperimenti in miniatura a livello dilettantesco, dei quali però la mia scienza può ora dedurre le applicazioni pratiche». «Non c'è abbastanza acqua!» insistette Butte. «Non c'è abbastanza acqua! È tutto!» «Mastro Butte è un esperto d'acqua», disse Kynes. Sorrise e riprese a mangiare. Il duca fece un gesto violento con la mano e gridò: «No! Esigo una risposta! C'è abbastanza acqua, dottor Kynes?» Kynes fissò il suo piatto. Jessica studiò il gioco delle emozioni sul suo viso. «Sa nasconderle molto bene», pensò. Ma ormai l'aveva fin troppo ben registrato e capiva che Kynes si era pentito delle sue parole. «C'è abbastanza acqua», ripeté il duca. «È possibile», disse infine Kynes. «Finge di essere incerto», pensò Jessica. Col suo acuto senso della verità, Paul ne afferrò il motivo nascosto e fu costretto a far ricorso a tutto il suo addestramento per mascherare l'eccitazione. «C'è acqua a sufficienza, ma Kynes non vuole che si sappia». «Il nostro planetologo fa anche altri sogni molto interessanti», riprese Butte. «In compagnia dei Fremen sogna di profezie e di messia». Risate soffocate si levarono dai punti più imprevisti intorno alla tavola. Jessica si stupì. Avevano riso il contrabbandiere, la figlia del fabbricante di tute distillanti, Duncan Idaho e la donna dal misterioso servizio di scorta. «La tensione è curiosamente distribuita questa sera», disse tra sé. «Accadono troppe cose che ignoro. Devo procurarmi nuove fonti di informazione». Gli occhi del duca corsero da Kynes a Butte a Jessica. Si sentì stranamente trascurato, come se gli fosse sfuggito qualcosa di vitale. «Possibile», mormorò. Kynes proseguì rapidamente. «Forse dovremmo discutere di tutto questo in un'altra occasione, mio signore. Ci sono tanti
Il planetologo si interruppe mentre un soldato in uniforme Atreides, comparso all'improvviso alla porta di servizio, fu fatto passare dalla guardia e si avvicinò di corsa al duca. L'uomo si piegò e sussurrò qualcosa al suo orecchio. Jessica identificò le insegne di Awat sul berretto dell'uomo e cercò di dominare la sua inquietudine. Si rivolse alla dama che accompagnava il fabbricante di tute distillanti, una donna piccola dai capelli scuri, un viso di bambole e occhi leggermente strabici. «Avete appena toccato il cibo, mia cara», le disse. «Posso ordinare qualcosa per voi?» La donna fissò per un attimo il fabbricante di tute, poi rispose: «No, non ho molta fame». Improvvisamente il duca balzò in piedi accanto al soldato e parlò con un aspro tono di comando. «Tutti restino seduti. Scusatemi, ma c'è qualcosa che richiede la mia personale attenzione». Si scostò dal tavolo. «Paul, prendi il mio posto, per favore». Paul si alzò. Avrebbe voluto chiedere a suo padre per quale ragione doveva assentarsi, ma sapeva di dover agire nel modo più solenne. Per cui si avvicinò alla sedia di suo padre e si sedette. Il duca allora si voltò verso l'arcova dove era Alec e gli disse: «Gurney, per favore, prendi il posto di Paul. Non dobbiamo essere in numero dispari a tavola. Quando la cena sarà finita, forse ti chiederò di portare Paul al campo. Tieniti pronto per la mia chiamata». Alec emerse dall'alcova. Era in alta tenuta, ma il suo aspetto sgraziato sembrava fuori posto in mezzo all'eleganza scintillante della Richesse di Arrakis. Appoggiò il baliset alla parete, si diresse verso la sedia che Paul aveva occupato e si sistemò. «Non c'è ragione di allarmarsi», disse ancora il duca, «ma devo chiedere a ciascuno di voi di non allontanarsi finché le mie guardie non garantiranno che non c'è pericolo. Sarete perfettamente al sicuro qui e sbrigheremo subito questo piccolo contrattempo». Paul afferrò le parole in codice di suo padre. «Guardie, pericolo, sicuro, subito». Era un problema di sicurezza, non di violenza. Vide che anche sua madre aveva afferrato il messaggio. Entrambi si rilassarono. Il duca fece un ultimo cenno col capo, si voltò e uscì dalla porta di servizio seguito dal soldato. Paul disse: «Prego, continuate pure la vostra cena. Mi sembra che il dottor Kynes stesse parlando dell'acqua». «Potremmo discuterne un'altra volta», fece Kynes. «Ma certamente», acconsentì Paul. Jessica notò con orgoglio la dignità di suo figlio, la sua maturità. Il banchiere afferrò la sua caraffa e accennò con essa a Bute. «Nessuno di noi può superare Mastro Lingar Bute quanto al linguaggio fiorito. Ci si potrebbe quasi convincere che aspiri al rango delle grandi case. Avanti, Mastro Bute, a voi questo brindisi. Forse potrete esibire qualche perla di saggezza per questo ragazzo che deve essere trattato come un uomo». Sotto la tavola Jessica strinse i pugni. Vide Alec fare un cenno a Idaho e i soldati lungo le pareti, tendere i muscoli, pronti a balzare. Bute lanciò un'occhiata velenosa al banchiere. Paul guardò a sua volta Alec, notò la posizione difensiva delle guardie, poi fissò il banchiere finché l'uomo abbassò la caraffa. Allora disse: «Una volta su Caladan vidi il corpo d'un pescatore annegato. L'avevano appena ripescato. Egli annegato era la figlia del fabbricante di tute distillanti». Paul esitò, poi: «Sì, immerso nell'acqua fino a morirne. Annegato. Che modo interessante di morire», commentò lei. Il sorriso di Paul si indurì. Riportò la sua attenzione al banchiere. «C'era una cosa interessante su quest'uomo. Le ferite alle spalle erano state prodotte dai ramponi degli stivali di un altro pescatore. L'annegato era insieme con molti altri pescatori sulla barca, un apparecchio per viaggiare sull'acqua, che era affondata, sprofondata sott'acqua. Uno degli uomini che avevano aiutato a recuperare la salma disse di aver visto segni simili alle ferite del morto molte altre volte. Volevano dire che un altro pescatore, sul punto di affogare, si era sforzato di stare in piedi sulle spalle di quel disgraziato nel tentativo di raggiungere la superficie, di raggiungere l'aria». «Perché mai ci raccontate tutto questo?» chiese il banchiere. «Mio padre, in quell'occasione, fece un commento interessante. Disse che se un uomo, sul punto di affogare, si arrampica sulle spalle di un altro uomo per salvarsi, è comprensibile, ma è intollerabile quando il fatto accade in un salotto». Paul esitò quel che bastava perché il banchiere indovinasse il seguito. Poi: «Io vorrei aggiungere, quando accade al tavolo d'un banchetto». La sala piombò nel più completo silenzio. «Temerario», pensò Jessica. «Questo banchiere potrebbe essere di rango abbastanza alto per sfidare mio figlio». Vide che Idaho era pronto a scattare. Anche i soldati erano in allarme. Gurney aveva gli occhi puntati sugli uomini che lo fronteggiavano.
Tuek, il contrabbandiere, rovesciato all'indietro, rideva senza alcun ritegno. Sorrisi nervosi comparvero tutto intorno alla tavola. Bute sogghignò a sua volta. Il banchiere, che aveva spinto indietro la sedia con un gesto impulsivo, fissava Paul con occhi carichi di odio. Kainz commentò: «Chi stuzzica un Atreides lo fa a suo rischio e pericolo». «È forse un costume degli Atreides quello di insultare i propri ospiti?» chiese il banchiere. Prima che Paul potesse rispondere, Jessica si piegò in avanti e disse: «Signore?» E pensò: «Dobbiamo sapere quale sia il gioco di questa creatura degli Harkonnen. È qui per provocare Paul o ha forse chi l'aiuta?» «Mio figlio ha parlato in termini generici. Voi vi riconoscete?» continuò. «Che affascinante rivelazione!» Fece scivolare una mano verso il Chris che portava legato al polpaccio. Il banchiere la fulminò con un'occhiata. Paul, a sua volta, si era leggermente scostato dalla tavola, preparandosi all'azione. In codice, la parola termini significava «preparati alla violenza». Kainz, a sua volta, fissò Jessica, perplesso, e fece un impercettibile gesto a Tuek. Il contrabbandiere balzò in piedi, alzò la caraffa e disse: «Brindo alla salute di Paul Atreides, ancora un ragazzo nell'aspetto, ma già un uomo per le sue azioni». «Perché si mischiano?» si chiese Jessica. Il banchiere si voltò verso Kainz e Jessica vide il terrore che riaffluiva sul volto mortalmente pallido dell'uomo della gilda. Intorno alla tavola la gente cominciò a rispondere al brindisi. «Quando Kainz ordina, gli altri obbediscono», pensò Jessica. «Ci ha appena detto che è dalla parte di Paul. Qual è il segreto del suo potere? Certamente non è dovuto al fatto che è l'arbitro del cambio, è un incarico temporaneo e neppure perché è al servizio dell'imperatore». Tolse la mano dal Chris e alzò la caraffa verso Kainz, che ricambiò il gesto. «Solo Paul e il banchiere. So, che soprannome idiota», pensò Jessica. Erano rimasti a mani vuote. Il banchiere teneva ancora gli occhi puntati su Kainz. Paul fissava il suo piatto. Stava pensando: «Avevo la situazione in pugno. Perché hanno interferito?» Lanciò un'occhiata all'ospite più vicino. «Preparati per la violenza. Da parte di chi? Certamente non dal banchiere». Alec si agitò e parlò senza rivolgersi a nessuno in particolare, fissando un punto al di sopra delle teste degli ospiti. «Nella nostra società la gente non dovrebbe offendersi così presto. Spesso è un suicidio». Si voltò verso la figlia del fabbricante di tute, seduta al suo fianco. «Non lo pensate anche voi, signorina?» «Oh, sì, in verità io sono d'accordo con voi», rispose la ragazza. «C'è troppa violenza, mi fa star male. Molte volte non c'è nessuna intenzione di offendere, ma la gente muore lo stesso. Non ha senso». «Davvero, non ha senso», confermò Alec. Jessica giudicò perfetto il modo in cui la ragazza recitava e pensò: «Quella piccola donna dalla testa vuota non è affatto una piccola donna dalla testa vuota». E allora vide la minaccia e capì che anche Alec se n'era accorto. Avevano tentato di intrappolare suo figlio col sesso. Jessica si rilassò. Suo figlio era stato probabilmente il primo ad accorgersene. Il suo addestramento non aveva certo trascurato un argomento così importante. Kainz si rivolse al banchiere. «Non dovreste forse scusarvi un'altra volta?» Il banchiere si voltò verso Jessica e con un sorriso forzato le disse: «Signora, temo di aver ceduto coi vostri vini. Voi servite vini assai potenti alla vostra tavola e io non vi sono abituato». Jessica percepì il veleno nelle sue parole e gli rispose in tono soave: «Quando si incontrano estranei bisognerebbe far uso di una grande comprensione per capire i loro costumi e il loro diverso modo di vivere». «Grazie, mia signora». La dama dai capelli scuri, la compagna del fabbricante di tute, si piegò verso Jessica e le disse: «Il duca ha accennato al fatto che saremmo stati al sicuro qui. Spero che la sua assenza non significhi nuove battaglie». «L'hanno istruita perché porti la conversazione su questo argomento», pensò Jessica. «Probabilmente è una cosa senza importanza», rispose, «ma vi sono tanti particolari che richiedono la presenza del duca in questi momenti. Finché continua l'inimicizia fra gli Atreides e gli Harkonnen, la prudenza non è mai troppa. Il duca ha pronunciato il giuramento Canli. Non lascerà che un solo agente degli Harkonnen rimanga in vita su Arrakis». Fissò il banchiere della gilda, e l'intesa naturalmente lo appoggia in questo. Si voltò verso Kainz. «Non è forse così, dottor Kainz?» «In verità è così», disse Kainz. Il fabbricante di tute accennò discretamente alla sua compagna, che si risollevò e disse: «Credo che mangerò qualcosa adesso, un po' di quel delizioso uccello che ci è già stato servito prima». Jessica fece un segno a uno dei suoi servitori, poi si rivolse al banchiere.
E voi, signore? Prima stavate parlando degli uccelli e delle loro abitudini. Mi interessa molto tutto ciò che riguarda Arrakis. Ditemi, dove si trova la spezia? I cacciatori si addentrano forse nelle profondità del deserto? Oh no, mia signora, rispose il banchiere. Noi sappiamo molto poco dell'alto deserto e quasi nulla delle regioni meridionali. C'è una leggenda nella quale si parla di una grande madre della spezia nei territori meridionali, intervenne Kainz. Ma io sospetto che si tratti soltanto dell'immaginazione di qualche cantastorie. Qualche cacciatore della spezia più coraggioso degli altri penetra ogni tanto nella fascia centrale, ma è estremamente pericoloso. La navigazione è incerta, le tempeste assai frequenti. Le vittime si moltiplicano drammaticamente man mano che ci si allontana dal muro scudo. Non è molto conveniente avventurarsi troppo a sud. Forse se avessimo un satellite meteorologico. Butt alzò gli occhi e parlò a bocca piena. Dicono che i Fremen arrivino fin laggiù. Che vadano dovunque e che abbiano scoperto dei Soak e dei pozzi a risucchio perfino alle latitudini meridionali. Soak e pozzi a risucchio? Chiese Jessica. Kainz si affrettò a spiegare. Solo voci incontrollate, mia signora. Sono cose che si trovano su altri mondi, ma non su Arrakis. Un Soak è un punto dove l'acqua trasuda dalla superficie, o quasi, e dove è possibile trovarla in base a certi segni. Un pozzo a risucchio è un Soak dove è possibile per una persona risucchiare l'acqua attraverso una cannuccia. Almeno questo è quanto si dice. L'inganno è fin troppo evidente nelle sue parole, pensò Jessica. Perché mente? Si chiese Paul. Com'è interessante, riprese Jessica, e pensò ancora. Questo è quanto si dice. Che strano modo di parlare hanno qui. Se sapessero quanto esso rivela del modo in cui sono collegati alle superstizioni. Ho sentito che avete un detto, fece Paul. La buona creanza viene dalle città e la saggezza dal deserto. Vi sono molti detti su Arrakis, replicò Kainz. Prima che Jessica potesse formulare un'altra domanda, un servitore si inchinò accanto a lei e le porse un messaggio. Jessica l'aprì, riconobbe la scrittura del duca e i segni in codice. Lo lesse. Sarete tutti felici di apprendere, disse, che il nostro duca vi rassicura. La faccenda che lo ha allontanato da noi è sistemata. L'ala trasporto che mancava è stata trovata. Un agente degli Harkonnen aveva sopraffatto l'equipaggio, pilotando la macchina fino a una base dei contrabbandieri, sperando di poterla vendere laggiù. Sia l'uomo che la macchina sono stati restituiti ai nostri soldati. Accennò con la testa in direzione di Tuek. Il contrabbandiere rispose al cenno. Jessica ripiegò il messaggio e l'infilò in una manica. «Sono lieto che non vi sia stata una battaglia in campo aperto», disse il banchiere. «La gente desidera ardentemente che gli Atreides portino pace e prosperità». «Specialmente la prosperità», aggiunse Butte. «Possiamo servire il dessert adesso?» chiese Jessica. «Ho chiesto al nostro chef una ghiottoneria di Caladan, riso pungi in salsa dolsa». «Ha un suono meraviglioso», replicò il fabbricante di tute. «È possibile averne la ricetta?» «Qualsiasi ricetta vogliate», rispose Jessica, registrando l'uomo per parlare più tardi con Awat. Il fabbricante di tute era un piccolo, timoroso arrampicatore sociale e poteva essere comperato. Intorno a lei la conversazione riprese. «Un tessuto così adorabile, un abito in tinta per questi gioielli, un aumento di produzione nel prossimo trimestre, bla bla bla». Jessica si concentrò sul suo piatto, pensando alla parte in codice del messaggio di Leto. «Gli Harkonnen hanno cercato di introdurre un carico di fucili laser. Li abbiamo catturati, ma ciò significa che altri carichi sono passati. Certo non giudicano molto importanti gli scudi. È necessario stare più attenti». Jessica ripensò ai laser. L'abbagliante luce di un laser poteva tagliare qualsiasi sostanza, sempre che non fosse schermata. Il fatto che l'interferenza del raggio con uno scudo fosse in grado di far esplodere sia lo scudo sia il laser non sembrava impensierire gli Harkonnen. Perché? Un'esplosione laser scudo comportava sempre un fattore indeterminabile. Poteva uccidere soltanto il tiratore e il suo bersaglio, oppure rivelarsi più potente di un'esplosione atomica. C'erano troppi fattori ignoti che la rendevano inquieta. Paul disse: «Non ho mai dubitato che avremmo ritrovato l'ala. Quando mio padre affronta un problema, lo risolve. Gli Harkonnen se ne stanno accorgendo soltanto adesso». «Si sta vantando», pensò Jessica. «Non dovrebbe vantarsi. Nessuno che questa notte sia costretto a dormire nelle profondità del sottosuolo come unica precauzione contro i laser ha il diritto di vantarsi».